Lo saluto, Sandro Gozzi, l'ho presentata prima, buongiorno, buongiorno. È stato parlamentare dell'Ulivo, parlamentare del PD, sottosegretario in diversi governi italiani, dal 2020 è europarlamentare con Macron, diciamo, è stato Spitzenkandidat di Renew Europe, quindi dei liberali e democratici. Allora, abbiamo 10 minuti, 4 domande da noi, chi comincia? Francesco. No, io saluto l'onorevole Gozzi, che ricordo da sottosegretario con un ricordo ottimo e professionalmente ineccepibile. Però mi chiedo da quando, quindi questo è il preludio di una domanda che non è sicuramente legata a Macron. No, è legata a Macron perché io ero presente al G7 e devo dire che probabilmente questa sorta di cupio di soldi che ha avvolto il Presidente della Repubblica Francese è andata ad influire anche nei suoi rapporti con il resto del G7, in particolar modo con la Meloni. Allora io le chiedevo, era il caso di fare due cose: uno, di comportarsi in maniera diciamo poco elegante, andando irrompendo nel G7 e mettendo in mezzo l'aborto, la Costituzione, eccetera, quindi creando un clima di raffreddamento nei confronti della Meloni, probabilmente cercato. A e B, se ritiene che la mossa di ieri, che è strettamente connessa all'atteggiamento molto glaciale di Macron dal G7, cioè quella di portare un documento già precompilato con Scholz, in accordo con altri 4 stati, alla visione e solamente del resto d'Europa per poterlo semplicemente far ratificare, non sia un gesto non solamente inelegante ma anche poco strategico dal punto di vista proprio delle alleanze future. Allora, intanto ringrazio per l'apprezzamento, per il lavoro svolto come membro del governo italiano. Io direi di distinguere due cose. La prima sono i rapporti Francia-Italia, la seconda il lavoro, il negoziato in corso a Bruxelles per costruire una nuova maggioranza e per identificare le personalità nei ruoli apicali dell'Unione Europea. I rapporti tra Italia e Francia dovrebbero essere migliori. Io auspicherò sempre che Francia e Italia lavorino in maniera molto stretta. C'è un trattato del Quirinale a cui ho lavorato personalmente dal 2017, quando ero al governo e ho spinto come parlamentare europeo, che non è affatto sfruttato da Parigi e Roma, e secondo me questo è uno sbaglio sia di Parigi che di Roma. E ci sono delle divergenze politiche chiare tra Meloni e Macron, e questo credo che a questo così si spiega anche le critiche, comunque insomma il rammarico di Macron per non avere ribadito alcune lotte per i diritti civili, a cominciare dall'aborto, al G7. L'altra parte della domanda è invece legata alla politica europea, e la politica europea non è solo tra stati, la politica europea è anche tra forze politiche. Io auspico che sia sempre di più tra forze politiche, sempre meno unicamente tra stati. E tra le forze politiche, noi l'abbiamo detto in tutti i modi, io l'ho detto anche a Tajani in tutti i modi, ma non è che lo dicessi a Tajani perché ce l'avevo con Tajani, ma perché mi sembrava che disinformasse gli italiani, perché quando il ministro degli esteri, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ha passato il tempo a dire che avremmo fatto un'alleanza di destra e estrema destra e che Renew avrebbe fatto un accordo con l'ICR, cioè col partito di Meloni europeo e col Partito Popolare Europeo, io ho sempre detto che era una grande bugia. E noi stiamo lavorando per costruire una maggioranza che noi riteniamo pro-europea, in cui siamo disposti a lavorare col Partito Popolare Europeo, coi socialdemocratici, ma non riteniamo che l'ICR possa fare parte strutturale i conservatori di questa maggioranza, perché i conservatori, perché ci sono delle divergenze politiche di fondo, perché sui trattati io e Meloni non vogliamo la stessa cosa, perché sul bilancio noi e Meloni non vogliamo la stessa cosa. Quindi non è una cosa contro l'Italia, è una cosa, una divergenza che c'è tra noi e il gruppo dei conservatori, e ancor di più il gruppo di Identità e Democrazia di Le Pen e Salvini. Giulia Merlo. Sì, buongiorno. Io la porterei invece sul versante della